E ora parliamo di Vieni via con me. Il nostro ospite questa sera è Fabio Fazio, autore e conduttore. Buonasera Fazio. Buonasera, buonasera a voi. Senta, il Consiglio di Amministrazione della RAI a maggioranza vi chiede di ospitare la replica delle associazioni Pro Vita per riequilibrare quanto è stato detto nella puntata di lunedì scorso da Mina Welby e Beppino Englaro. Siete disponibili? Cosa rispondete? Dunque, intanto è successo due lunedì fa. Accettare la replica di Comitati Pro Vita sarebbe come dire che quella trasmissione o che noi o che qualcuno possa essere pro morte. Questo è davvero inaccettabile. Io credo che sugli aspetti più delicati dell'esistenza, e mi riferisco alla nascita e alla morte, non siano accettabili né strumentalizzazioni né mediazioni di nessun tipo. In quell'occasione Roberto Saviano ha raccontato una storia d'amore, la storia fra Mina Welby e Pier Giorgio Welby, e abbiamo sentito le parole di Beppino Englaro. Quando si raccontano storie di persone, tanto è difficile anche, come dire, dal punto di vista logico, replicare a una storia. Si può replicare a un'opinione, ma non a una storia, a un'esperienza. Quelle sono esperienze estreme. Quando si racconta l'esperienza di qualcuno, non si può essere contro qualcun altro. Raccontare l'esperienza di Welby e di Englaro non significa essere contro gli altri. Come si fa a pensare che si possa essere contro i malati, contro chi soffre, contro le famiglie che assistono sino all'ultimo i propri cari in modo eroico? Io credo, ecco, che davvero però Beppino Englaro abbia detto delle parole che mi sono permesso di riportare, che risolvano il problema. Citando alcuni principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione proprio in seguito alla vicenda della figlia Luana, abbiamo letto queste tre righe. Va rispettata la persona che ritiene di poter essere tenuta in vita artificialmente. Allo stesso modo va rispettata la persona che ritiene di non poter accettare una vita priva di relazioni con il mondo esterno. Sono parole che comprendono le scelte, le opinioni, i punti di vista di tutti. Ma, ripeto, l'idea che qualcuno pro vita replichi significherebbe che noi saremmo stati pro morte. La qualcosa è davvero inaccettabile. Senta, sono sicuramente bellissime parole questa che ha letto, ma quindi voi rispondete no a questa richiesta del Consiglio d'amministrazione? Ci sono dei margini? C'è una decisione irrevocabile la vostra? La RAI ha tantissime trasmissioni, io stesso ne ho un'altra che tempo che fa, nella quale avevo già invitato per esempio l'onorevole Casini a venire questo sabato, ma aveva impegni per i quali non è potuto venire. Avremo tante occasioni per affrontare in modo serio e con il tempo dovuto un tema che, ripeto, è uno dei più delicati dell'esistenza, sui quali non ci può essere che d'accordo tutti. Non credo che sia al tempo stesso accettabile che nella scrittura di un programma come Vieni via con me, che non è un talk show ma che è una narrazione, una storia, si possa intervenire proponendo di replicare a un'altra storia, a un'altra esperienza. Qualcun altro avrà modo di scrivere altre storie, di raccontarle in televisione, altrove, ma entrare all'interno di un programma della libertà autorale di chi lo fa, all'interno addirittura, ripeto, di un'esperienza che è stata raccontata pensando di poter replicare un'esperienza, è una cosa che non possiamo accettare. Grazie Fabio Fazio, buonasera e buon lavoro, arrivederci.